Salve a tutti, oggi tratterò un argomento nuovo perché ho avuto molte richieste di spiegazioni da parte di molte persone e utenti che mi seguono e mi chiedono come mai c'è pieno di siti di pronostici gratis che sono quasi tutti pieni di banner di affiliazione e mi chiedono com'è possibile questo? Oggi spiegherò il motivo di questi siti. Allora, quasi tutti i siti di pronostici che, gratis di pagine Facebook o di gruppi guadagnano tramite i banner di affiliazione che sono presenti ovunque sulla parte destra diciamo, del sito, sopra della testata, nei banner che ti vengono fuori continuamente o tra un pronostico e l'altro, perché guadagnano dalle perdite dei clienti. Qualcuno mi potrebbe chiedere, ma come guadagnano dalle perdite dei clienti? Com'è possibile? È semplicissimo, vi mettono una serie di pronostici, vi fanno credere che sono vincenti, che si guadagna e via dicendo, c'è un banner di affiliazione ovunque, in tanti siti non vi obbligano ad aprire il conto tramite loro, altri siti invece per darvi queste specie di pronostici o pagine Facebook, invece vi obbligano a aprire un conto con la loro affiliazione. Per voi sembra tutto normale, non ci sia niente di male, c'è, in fin dei conti è così, però dovete sapere che se aprite un conto tramite dei loro e facendo i pronostici, soprattutto le multiple, ma anche le singole, e voi perdete, loro guadagnano una percentuale molto elevata sulle vostre perdite. Quindi, secondo me, bisogna sempre diffidare da chi vi dà un qualcosa di gratis e poi vi inserisce questo banner di affiliazioni ovunque. Perché? Perché no? Perché evidentemente non hanno grosso interesse a darvi dei pronostici vincenti, perché se i pronostici sono vincenti, loro alla fine non guadagnano. O meglio, possono anche guadagnare su, diciamo, sui CPA che adesso vedremo, però soprattutto si guadagna sulle perdite. Quindi diffidate dal gratis nascosto, perché un servizio vero si paga, soprattutto perché altrimenti dovrebbero mettere un disclaimer molto evidente vicino ai pronostici o sotto i pronostici dicendo questo, che aprendo un conto di affiliazione tramite il determinato sito e voi operando ottenete una perdita, loro hanno un guadagno su questo. Invece penso che quasi tutti non lo dicano. Quindi senza perdite, quasi tutti i siti internet e pagine gru e gruppi Facebook che danno pronostici gratis e hanno ovunque banner di affiliazioni, non guadagnano, quindi questo presumo che non lo sapevate, ora invece ne siete a conoscenza. Quindi i siti che hanno i banner di affiliazione guadagnano tramite il CPA, cioè una commissione per l'apertura del conto, una tantum, che in genere è elevata, può essere 20, 30, 40, addirittura 50 euro, oppure guadagnano una percentuale sulle perdite dei clienti o eventualmente delle commissioni sulle change, e soprattutto le perdite dei clienti sono alla fine del mese. Se alla fine del mese la somma di tutti i clienti che ha un determinato sito è perdente, esempio la somma è in perdita di tutti i clienti di 10.000 euro, il sito va a guadagnare una percentuale che può andare dal 15 al 40% sulle perdite dei clienti. Quindi capite bene che sono soldi, sono tanti soldi. Quindi è sempre bene andare a, se volete fare se volete dei pronostici, andare a fare con qualcuno che invece guadagna su questo, perché naturalmente commissioni corrette, diciamo un servizio che sia corretto commisurato a quello che offre, perché se il servizio non è buono e i pronostici non hanno un success rate di un certo tipo, voi il prossimo mese non fate l'abbonamento, ovviamente, e questi non guadagnano. Quindi loro hanno interesse di fare un servizio che sia vincente per il cliente, perché altrimenti il cliente il prossimo mese non ricompra l'abbonamento. Se invece è perdente il servizio, voi naturalmente il conto non l'aprite. Invece in questi siti dove tra virgolette è tutto gratis, ma ci sono i banner di affiliazioni ovunque, loro hanno più interesse che voi perdiate, che invece vinciate una singola o una multipla. Quindi,
diffidate molto da questo e vi faccio vedere adesso quello che vi ho detto. Infatti, vedete, ho preso qualche bookmaker a caso, per esempio bwin, come vedete, ha una percentuale del 15, 25, 30, 32, 35% in base al numero dei clienti. Betflag invece parte dal 20% sullo sport ed exchange, si va al 30, addirittura al 40% se uno porta più di 50 clienti. Stesso discorso, Betfair, che invece ha una revenue share del 30% e ha un programma CPA invece del 40%. Questo lo potete vedere su tutti i siti. Quindi, concludendo, diffidate sempre da chi vi dà qualcosa di gratis, perché gratis non lo è, perché nessuno qui fa beneficenza, ma cercate di valutare bene il servizio che prendete e soprattutto che sia un servizio che dà buoni risultati. Ma io consiglio a tutti voi di farvi le cose da soli, di farvi i vostri pronostici in base alla statistica, perché in base al vostro profilo di rischio, in base al vostro money management, voi potete decidere cosa fare.